È molto difficile portare una tecnica di grappling se il soggetto che ho di fronte non vuole collaborare. Ecco che allora qui si aprono svariati scenari ed è meglio che mettiamo i puntini sulle i per capirci con calma. Nel mondo dello sport abbiamo svariati tipi di attitudine. Ne abbiamo alcuni, come quello presente nel partito di Jiu-Jitsu, nel Judo e quant'altro, dove non abbiamo ovviamente delle percussioni. Quindi non è possibile fare quello che invece è importantissimo, per esempio, nella difesa personale. Quindi non possiamo ammorbidire colpendo il nostro avversario. Lo sport solitamente si esplica, come sapete tutti perfettamente, in incontri e match che hanno una durata molto spesso. E ovviamente una competizione tra due persone più o meno di pari livello, per esempio nel Brasile di Jiu-Jitsu, potrebbe durare svariati round prima di ottenere un risultato vero, costituito da una leva articolare che fa battere il soggetto o uno strangolamento o quant'altro. In realtà la situazione è molto diversa da quella della difesa personale, per esempio, perché in difesa personale ovviamente è molto importante restringere i tempi ovviamente al massimo, perché quello che deve essere l'obiettivo principale della difesa personale è quello di lasciare il contesto critico nel più breve tempo possibile. Ma ovviamente nella difesa personale abbiamo la possibilità di colpire, ok? Anche perché io sono sempre dell'idea che sia molto meglio sentire poi la voce del giudice piuttosto che sentire quella del prete, nel senso che al di là di quelli che possono essere i limiti imposti all'articolo 52 del codice penale, è ovvio che sia molto meglio percuotere, se viene una particolare da tiro, può essere d'aiuto, magari un blocco 4 per farmi da scudo rispetto a delle altre persone se ne ho acchiappata una, ma comunque vada, il fatto di colpire rimane essenziale. Nella nuova sequenza ci troviamo ancora in un contesto differente rispetto agli altri. Mi trovo in una situazione che, sotto un certo aspetto, è più simile allo sport come potrebbe essere intesa l'MMA. E qui abbiamo detto che è uno sport dove ci sono solamente le articolari, potrebbe essere judo, potrebbe essere BJJ, potrebbe essere il wrestling, no? E poi abbiamo qui l'MMA. Qui, ovviamente, nello sport mi posso colpire, certamente che sì, ma nella sicurezza no. Quindi mi ritrovo in una condizione che è un po', tra virgolette, particolare rispetto a tutti gli altri contesti. Perché? Perché non ho lo stesso tempo di una gara di judo. Perché anche nella sicurezza devo combattere contro il tempo. Perché? Perché potrei avere più avversari. Quindi non posso prenderla con calma come in una competizione di presa del giudizio. Immaginate quelli della mia età, che possono essere grandini, si mettono lì col kimono, fanno la garetta tanto per divertirsi, si mettono lì con calma e magari lavorano 10 minuti facendo un bellissimo roll molto tecnico e si prendono il tempo, tra virgolette, per vedere chi strangola chi o chi fa battere chi. Non è la stessa cosa che dover agire in un contesto dove tu non hai tatami, dove tu in qualche modo potresti avere più avversari da gestire. Non è la stessa cosa. Quindi il contesto della sicurezza è un contesto veramente particolare, dove io comunque non posso neanche ammorbidire in maniera esagerata, perché dovrò fare attenzione a quali sono i limiti che mi vengono imposti dalla legge, perché qui ovviamente non si tratta solo poi magari di beccarsi un processo, qui si tratta di beccarsi magari un disciplinare e magari si tratta anche di perdere il proprio lavoro. Quindi chi si occupa di sicurezza, diciamo, deve essere specializzato in quello di essere in grado di gestire veramente bene il grappling, che deve essere un grappling più veloce possibile, più efficace possibile, e dove si utilizzano delle tecniche magari di ammorbidimento, che sono delle tecniche particolari, fatte in modo per non danneggiare visibilmente quello che è il mio avversario o la persona che in qualche maniera devo sottomettere. Immaginate il fatto che io in qualche maniera mi ritrovi a lavorare per strada, sei un poliziotto e cominci a ficcare 4-5 pugni in faccia alla persona che ho davanti perché devo semplicemente ammanettare. Questo il giorno dopo fa sì che mi si apra certamente un fascicolo alla Procura della Repubblica, perché magari questo qui è tutto come fatto. Allora, qui abbiamo, come dire, due esigenze contrapposte. Da una parte, quelli che hanno lottato e sanno di grappling, sanno perfettamente che è molto difficile
chiudere una linea articolare, porre fine magari ai movimenti di una persona quando questa persona non è collaborativa, senza colpire. Quindi diventa veramente un'operazione veramente difficile. Purtroppo la realtà delle cose è che chi fa solitamente il magistrato e poi magari ti giudica, sia magari la procura oppure proprio allo scranno quando è ora di mettere un verdetto, non ha mai fatto uno studio approfondito sul crimine. Quindi è convinto che ovviamente sia possibile chiudere una leva articolare senza percuotere. E io so per certo che se una persona non farsi chiudere sarà molto molto difficile chiuderla. Quindi portare una leva, riuscire a prendergli il collo e trattenere, riuscire a fare un gruppo 4, anche se semplicemente è molto difficile portarla a terra. Quindi bisognerà essere in grado a volte di ammorbidire e quindi di percuotere, ma bisogna farlo in maniera molto intelligente. Dove possiamo trovare soluzione a questa vicenda? Possiamo trovare soluzione semplicemente in quello che nelle arti marziali filippine viene chiamato Gunting, cioè rompere il dente del serpente. E qui dobbiamo dare veramente un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Innanzitutto dobbiamo diventare molto abili negli esercizi per far entrare le tecniche di grappling come se fossero una seconda natura. In secondo luogo dobbiamo imparare ad ammorbidire senza lasciare evidenti segni di colluttazione. Perché una cosa è che il mio avversario si ritrovi fotografato il giorno dopo con le fotografie sul tavolo del magistrato senza un dente, con l'occhio bollato, eccetera, eccetera. Una cosa che io, magari, per poter portare un blocco 4, per poterlo in qualche maniera manettare, abbia colpito forte gli arti e abbia magari fatto qualche livido agli arti. Quella, secondo me, è la soluzione principale per poter salvare la capra dai cavoli. Perché tanto, senza ammorbidimento, è molto difficile procedere e, per esempio, ad un manettamento quando la persona comincia a girarsi. È molto difficile controllare, prendere posizioni di controllo e agire in questo modo. A volte c'è anche una disparità di peso, perché non tutti gli operatori che lavorano sulla strada sono veramente grossi e preparati, a volte sono persone normali. E tutte le volte che io magari mi trovo in una situazione in cui un operatore che pesa 75-80 kg, che magari per la strada trova una persona che ne pesa 100, magari di muscoli, magari alta e colorata, è veramente disegnata e fatta nel ferro, è molto difficile che quella persona riesca senza ammorbidire, riesca in qualche maniera a chiudere il soggetto, controllarlo veramente bene, magari anche portarlo a terra e a ammanettarlo. È molto molto difficile. Chi dice il contrario c'era qualche problema. Quindi è molto interessante questo concetto di Bunting che proviene dalle arti marziali filippine. In cosa consta? Nel fatto di picchiare essenzialmente, di percuotere gli arti del nostro avversario.